Nicola Porro, conduttore di Quarta Repubblica, hai detto che sarà una bella sfida perché parlerai di economia, di politica, però in prima serata, no? Sì, l'avevo già fatto in realtà in Rai, sono tornato a Rete 4 in prima serata, una cosa che mi emoziona moltissimo, come ovvio, perché la prima serata è tutto un altro pubblico e devo cercare, anzi l'editore mi ha detto di fare una cosa ben fatta, seria, autorevole, quindi insomma è una cosa che mi... sono proprio contento di avere questa opportunità. Come mi disse un vecchio direttore, tu c'hai un pezzo di carta bianco tra le mani e te pagano almeno per un paio di mesi, tre mesi per disegnare le cose più belle del mondo. Insomma, non so se saranno le più belle del mondo, però sono libero di disegnare quello che voglio, quindi non vedo l'ora di iniziare. Le differenze con Matrix? Matrix ha un suo DNA, è una trasmissione che ha una sua storia, è nata con Enrico Mentana, quando sono entrato in quel contenitore in realtà mi ha contenuto. Qui invece sto veramente scrivendo da zero, ci sarà più politica e anche qualche gioco che noi facciamo nell'essere irridenti nei confronti della politica con Paolo Hendel, che tornerà con un personaggio straordinario, il sovranista fatto proprio per noi. A proposito appunto di questo inserto comico, penso sia, no? A questo punto... Sì. C'è un'informazione sovranista, c'è un'informazione diciamo antipopulista? Tutte stronzate. Okay, vedi. Tutte stronzate. E quando dicono che non ci devono essere le piazze in televisione, io che non ho mai avuto le piazze penso una cosa molto semplice. In realtà non è che ci devono essere le piazze in televisione, bisogna che un po' di più i giornalisti siano nella piazza, cioè nei bar, nelle metropolitane, in giro, vadano nei posti normali, cioè che escano da soltanto questi studi dove in realtà rischiano di essere 24 ore al giorno. Insomma, tu mi stai riprendendo con un telefonino, neanche 8-9 anni fa non era possibile una cosa di questo tipo. Questa roba qui, in alcune diciamo enclave, secondo me non l'hanno ancora ben capita. I toni della mitica zuppa di porro li terrei per il web? Non ce la faccio, io farei solo la zuppa di porro da mattina alla sera. Nel mio ufficio Mirko Paillet, che è il capo creativo, mi ha fatto una stupenda graffito con la mia zuppa di porro, perché devo avercela sempre dentro, però non posso dire parolacce, non posso dire... mandare a quel paese gli ascoltatori che non la pensano come me, quella è una roba da web, io la adoro, però adesso non devo parlare di quello, però io la adoro. Zuppa di porro tutte le mattine sul mio sito. Grande, in bocca al lupo. A te e a Davide Maggio.